Survivor Series. Grande Wrestling, Emanuele Filoni vi dà il benvenuto all'evento, uno dei Big Four della WWF Survivor Series 2022. Qui la grafica del match, la Generation andrà alla caccia dei suoi ex titoli contro i nuovi detentori, il Doom, Bernie e Venna. Mamma mia ragazzi, si parte subito quindi con questo match tag team, ma qui ci stanno facendo la scaletta, perché avremo anche un 3 contro 3 all'eliminazione, il team WWF di Sean Philly e il team di Civilization. Vedete qua i vari componenti di questo straordinario 3 contro 3 che vede dunque due roster WWF a confronto. Però ne avremo anche un altro di Elimination Six Man Tag Team Match, perché il Crocx Order, formato da Vesa, Sebendro e Dodger, affronterà The Rebels, formati da Max Cougar, Cane Corta e il campione internazionale in carica, Roxton. E beh, non possiamo dimenticarci del match invece valevole per il titolo del mondo TWF, allorché Lester Buckley lo dovrà difendere dall'assalto di una Dante in grande forma, ragazzi. Quindi non sarà facile per Lester Buckley riuscire a trovare il percorso adatto per sconfiggerlo. E poi avremo l'annuncio riguardante Bernie, riguardante molto probabilmente il suo futuro in federazione. Molti parlano di un possibile traguardo per lui. E poi last man standing match, John Pranzo, il Best King, contro Michael Thompson, il guerriero celtico, il guerriero irlandese. Davvero tanta carne al fuoco, ma non possiamo dimenticarci chiaramente ragazzi del nostro main event, titolo WWF in palio, il nostro main event in Falls Count Anywhere Match, che vedrà Mike Hammett contro il campione del popolo David Johnson, nonché campione WWF. Se David vince, Paige chiaramente sarà libera e non sarà più membro della Hammett Dynasty, della Hammett Family. Davvero tanta carne al fuoco questa sera. Partiamo subito, presumibilmente, vista la scaletta, su quello che abbiamo in programma, con il match tra il Doom e la Generation. Vediamo se ci ho azzeccato. Eh sì ragazzi, ci ho azzeccato, perché il Doom, la Generation si affronteranno tra pochi istanti. Questo è l'ingresso di Mr. P and Nickolson, Generation. È sicuramente un team che fino a poco tempo fa veramente faceva grandi cose, diviso il titolo anche contro la Metlanda, vi ricorderete, nel mese di settembre se non erro, o di agosto, comunque sia, lo ha difeso. Poi si è un po' persa, ha perso le cinture contro i Numbers Brothers, sono durati soltanto 4 giorni, perdendo poi la loro imbattibilità nella puntata di Civilization, mi sembra dopo lo Fame, non vorrei errare. Se di fatto che con i Numbers Brothers sciolti, proprio la Generation ha ottenuto un'altra title shot questa sera, tra pochi istanti, contro i nuovi campioni di coppia, il Doom, formato da Bernie e Dan e Ben. Qui i nostri colleghi americani sono davvero in fermento per questa serata eccezionale, ma gustiamoci l'ingresso di Bernie e Ben. Mamma mia ragazzi, fanno paura solo a guardarli. Questi due sono due mostri del ring, il giapponese Venna e il diavolo Bernie. Venna, da quando è qui, sembra aver stretto l'alleanza con Bernie. Beh, non ha fatto male. Bernie crede molto in Venna, l'ho detto anche nelle recenti interviste. Stavo dicendo, Bernie dopo farà anche un importante annuncio, molto probabilmente riguardante il suo futuro. E dunque, beh, sarà un annuncio molto importante anche per la federazione, perché Bernie ormai da 20 anni è un pupillo, è il pupillo per eccellenza di questa azienda, quindi toglierselo sarebbe come togliere una, insomma,
Attenzione, andiamo qui però alle presentazioni in stile giapponese. Prima la Generation, che di certo non è apprezzata qui alla Camper Arena di San Luis in Missouri. Beh, mamma mia ragazzi, c'è davvero un cambio di clima, di atmosfera, di temperatura quasi durante l'annuncio dei campioni di coppia, che sono veramente amati, apprezzati. Poi magari vengono, ha vinto il titolo del mondo di qua e di là, ha vinto il titolo del mondo di WWF una volta, non ha vinto il titolo WWF, però è sicuramente molto molto apprezzato, certo non come Bernie. Iniziano forse i due membri più importanti, Bernie e Mr. P. Sono curioso di capire come Bernie possa affrontare questo match con le voci che girano, con le voci che girano sul suo conto e con un probabile futuro incerto, insomma. E poi sicuramente contro questo Mr. P, che di certo vorrà riconquistare il titolo di coppia. Mi sembra davvero molto interessante questo subito, questi scambi neutrali che non vedono vincere nessuno all'altro. Poi però questa body slam devastante del diavolo che mette le cose in chiaro immediatamente. Insomma, Bernie è uno che ha dato tutto in questa azienda. Poi vincere il titolo di coppia dopo 20 anni che lotti è qualcosa di eccezionale, come un regalo, no? Però loro se li sono veramente meritati. Anche e soprattutto Ben ha lottato moltissimo, ha lottato anche molto bene negli ultimi periodi, con costanza e con importanza, direi. Sicuramente vincere questi di coppia è veramente una ciliegina sulla torta del loro grande percorso. Ora però viene dal tag a Nicholson, un Nicholson che deve rifarsi, perché sono state sparse anche su di lui molte voci quanto nefaste, negative. Ha bisogno di cancellare magari quelle voci, di modificarle a suo favore. Qui intanto addirittura i tre suplex, quelli che aveva adottato ultimamente anche Michael Thompson, anche se poi se li ha un po' lasciati a casa in Irlanda probabilmente. Questo è un match dove il Generation sta lottando a viso scoperto. Insomma, non hanno paura i due ex campioni, ex campioni, perché ricorderemo gli ex campioni proprio sono i campioni precedenti. Prima del Doom c'era appunto Numbers Brothers, che poi clamorosamente hanno perso contro il Doom, che sono diventati una campione di coppia. Qui Venna si fa dare il tag, guardate qui che neckbreaker, vero bene Venna che va a mirare sul braccio, sull'arto superiore di Nicholson, è lì che segue le sue migliori manovre. E poi leg drop ancora Venna, anzi no, stavolta sta un po', però chiaramente il Doom sta dominando veramente le ostilità. C'è poco da fare quando hai di fronte Ben e Bernie non riesce più a fare nulla, bastano poche manovre. Però attenzione qui Nicholson, no! Oh mio Dio, back suplex stavolta su Ben. Sì, bravo Nicholson, però deve essere anche più concreto. Ora devi schienarlo, devi chiuderlo con la sua migliore manovra, perché il Doom non riuscirà a lottare più di 10 minuti. Sono passati 5 minuti dall'inizio del match, neanche forse 4, però insomma Generation ha qualcosa in più secondo me. Doom veramente non sta lottando affatto bene. Qui però riesce in questa Russian sweep Ben a ripristinare le azioni, le cose, però Nicholson qua potrebbe dare il tag. Infatti va a dare il tag adesso a Mr. P, che prende il campo subito. No, c'è il drop kick di Venna. Un evento del Survivor Series che parte subito, quindi alla grande questo. Insomma ragazzi, avremo match su match fantastici. Attenzione, vanno qui! Che cosa tira fuori dal cilindro? Un Nuff Nelson neckbreaker in poche parole. Una mossa stranissima che si utilizza molto in Giappone peraltro. Uno, due, c'è il kick out di Mr. P, di Mr. Tornado, del tornado della WWF. Un tornado che però si è un po' spento, insomma negli ultimi tempi non è entrato in azione. Da quando hanno perso i titoli di coppia si sono un po' spenti. Certo stanno avendo questa sera la loro clausola di rematch, ma solo perché era qualcosa di scritto sul foglio. Attenzione,
Oh mio Dio, il Doom che fa qui perdi, il Doom super driver, come che salta lì? Ma cosa ha fatto? Ma cosa hanno fatto questi due? Uno, due e tre! Incredibile! Bernie e Ben mantengono gli allori, mantengono le cinture di coppia dopo una mossa finale che assolutamente vorrei rivedere. Qualcosa di clamoroso qui, la Nelson Neckbreaker è molto bello quello di Ben. Generation stava comandando, poi sono passate 2-3 manovre ai campioni di coppia per chiudere il match. Qui il 2 contro il 2 vicinissimo, prova al 3, però era comunque 2. Ma lì Ben, scusate, voleva il tag, lo ha ottenuto. Guardate cosa si sono inventati questi due, Bernie con il Tombstone della sua mitica manovra decisiva finale, e poi Ben con un salto di clamoroso, un pile driver praticamente accompagnato, una mossa devastante per l'1, il 2 e il 3 vincente. Beh, chiaramente quando hai di fronte questi due atleti ti seguono queste manovre non hai altro da fare che applaudire. Bernie e Ben mantengono i titoli di coppia, il Doom difende gli allori. Saremo a vedere cosa accadrà nel futuro di questi due, soprattutto nel futuro di Bernie, visto il suo annuncio che vedremo forse nella seconda parte dello show. Tra poco il match tra il team di Civilization e il team della WWF. Anche se qui stanno continuando i festeggiamenti, le celebrazioni per i due campioni di coppia, meritatissimi, d'altronde. Mentre risuona ancora la theme song del Doom, qualcuno sta arrivando all'arena e credo che di sapere chi sia questo qualcuno. E infatti Kratos, il team WWF è qui ragazzi, con il primo sfidante al titolo WWF, Kratos, con il campione WWF stesso, Andrew Seamark, e con il terzo incomodo direi, Martin Johnson, che qui in Civilization sarà abbastanza trattato male. Passiamo dunque a questo 3 contro 3 ragazzi, qui da St. Louis in Missouri alla Kemper Arena. Sono molto allegri con il team Civilization. Beh, questo è un pay per view, quindi è uno show comunque del team di Civilization, scusate, del roster di Civilization, quindi sicuramente giocano in casa quest'oggi, perché è vero che la vostra maggioranza dei fan ti fanno per loro, ma non solo perché sono tre Facebook, per questo motivo che ho appena citato, d'altra parte solo Andrew Seamark forse è abbastanza tifato, anche se poi quando si è scoperto che stavo dalla parte dei Numbers Brothers, insomma la cosa non è piaciuta a molti. Qui intanto Paul Jason Slaton e MCW se la godono, che questi sono matti, dai ragazzi, sono veramente matti. Che i nostri commentatori non vedono l'ora di assistere a questo 3 contro 3 davvero davvero molto molto interessante. Infatti guardate un po' qua, mentre da una parte Andrew Seamark, il campione WWF, entra da solo, dall'altra parte Martin Johnson e Kratos entrano insieme. Poco come a dire, tu sei il campione, però dopo questo show a WWF Wheel of Karma io me la prenderò con te. E Martin Johnson anche non sembra essere molto amico di Seamark sinceramente, però questo sì che è un gran match ragazzi, ne vedremo delle belle questa sera. Martin Johnson si mette lì dove invece dovrebbe stare il campione del roster, invece si prende tutti le luci da ribalta, anche se non so quante ne avrà questa sera. Questo 3 contro 3 si può partire ragazzi. Eh sì, suona il gong, fa suonare il gong dentro di gara, quindi subito poggiato nel Seamark, due lottatori spettacolari. Seamark sotto la sua maggior potenza e agilità proprio con i suoi bracci poderosi, con Jason congiura magari spettacolarità e imprevedibilità, soprattutto un po' la ripresa dal suo grande amico Etox Refor, che
che è stato licenziato un mese e mezzo fa, sfortunatamente direi, ma comunque sia, sì, due mesi fa praticamente, sì, perché era fine settembre. Torniamo al match, perché qui la Powerslam se la cucca lo stesso con Jason, nonostante la paura che gli ha trasferito Entox Refor. Molti hanno parlato di Entox Refor in questo periodo, hanno chiesto se quando tornerà. Se tornerà, vi posso dire che non si sa neanche quando, sinceramente. Però secondo me la WWF, insomma, non può tenerlo fuori per sempre. Alla fine si è stato licenziato, ma come altre, in altre circostanze, in altre occasioni, gli atleti licenziati poi sono stati ricontattati e sono tornati, hanno firmato il contratto, no, di un ritorno. Però insomma, staremo a vedere. Vi ricordo anche l'appuntamento con WWF Wheel of Karma, visto che siamo in tema WWF, che avrà luogo il 18, ovviamente alla Kansas City, in Kansas, nella sede della WWF, avrà luogo il 18 dicembre, quindi durante la settimana. Sarà uno show speciale, chiaramente, perché non è pagamento, chiaramente. Qui entra MCW, che si cucca però questo Standing Dropkick. Eppure secondo me MCW è proprio la quella della bilancia, la della più tecnico tra i sei in campo, dopodiché secondo me viene Simark e poi forse Slagon. Guardate infatti qua la tecnica di questo ragazzo, davvero qualcosa di eccellente, eccezionale. Sicuramente ci sa fare, ragazzo. MCW ormai è qui dal 2016, quindi sono, sì, sono quasi 7 anni. È una, 7 anni sono tanti per un lottatore che ha dato tutto praticamente, però non è mai arrivato al successo. Ha perso un anno e mezzo, 2 anni praticamente, a combattere contro la dirigenza. Sì, 2 anni, perché alla fine poi Triple H ha continuato anche dopo. Poi sì, ha lottato sempre in coppia, poche volte da solo, si è cimentato, ha avuto poche chance secondo me di mettersi in mostra singolarmente. Qui intanto entra Kratos, che va a prendere il CW, e Kratos, con Kratos in gioco, in campo, è un'altra storia. Sedia elettrica addirittura del greco, insomma abbiamo il canadese, gli statunitensi e il greco nel ring. Abbiamo visto nel pre-show come Paige Johnson sia riuscita a strappare il titolo di campionessa femminile dai grinfi di Marty, per l'infelicità dei fan, chiaramente. Vedremo se per la prima volta, oltre ad avere i tre Johnson nello stesso pay-per-view, avremo anche tre Johnson vincitori, due dei quali campioni. Beh, sicuramente David Johnson avrà la più brutta cappella da pelare che contro Mike Hammett, ma lo stesso abbiamo visto con Marty contro una ormai della famiglia Hammett, possiamo dirlo così, perché alla fine, parliamoci chiaro, altro che Paige Johnson, questo è più Paige Hammett che Paige Johnson. E ora a Civilization, dopo la sua vittoria a Civilization, dovrà rivelare la verità dell'uomo di Marty, il nuovo segreto, chiaramente. Anche se qua secondo me c'è gatta da pelare, cioè qui c'è gatta cicova, perché mi sembra tutta una vara invenzione, anche se Marty poi, se fosse stata un'invenzione, avrebbe reagito in quel modo 2 settimane fa, però vabbè. Intanto Kratos lotta sul serio, lo fa scagliando la MCW contro il paletto di sostegno del ring. Beh ragazzi, MCW è quello più pericoloso a quanto pare, non un po' Jason stranamente, ma prova MCW, visto che tecnicamente sembra davvero avere pochi rivali, proprio in federazione. Forse Mr. P, forse Nicholson stesso, ma no, forse Nicholson neanche. Però insomma sono davvero pochi i rivali che li possono tenere a testa. Ed è molto strano che un atleta così bravo tecnicamente e singolarmente abbia fatto molta fatica, stia facendo tuttora molta fatica. È un enigma questo MCW singolarmente, che alla fine Slagon è arrivato in vetta, poi si è detto che non è più in vetta, ok, però ci è arrivato, ha vinto il titolo, il suo regno di 6 mesi, quindi è abbastanza lungo se l'ha fatto. Poi Jason lo stesso, non titolo WWF ma titolo TWF, match spettacolari, sempre ha avuto un ruolo importantissimo negli ultimi mesi soprattutto,
però ha fatto molta gavetta anche lui. Il CW, nonostante abbia fatto gavetta, si è arrivato con il vento in pop, probabilmente con il numero della Yoders nell'allora 2016-2017, e poi basta, si è un po' arenato, sì, forse 2017, si è un po' arenato e basta. Nel ring intanto abbiamo il campione del WWF, Simark e Slagon, Mr. Sunshine. Beh, sicuramente Sunshine è lottatore che il pubblico apprezza, che però ultimamente ha ben poco da dire. Insomma, mi sembra quello che è bravo, ma a scuola, ma poi non riesce a conseguire, che studia molto, ma poi non riesce a conseguire voti altissimi, massimo un 7, dai, un 6,5 così. Slagon però, oltre a studiare, oggi deve anche mostrarci di saperci fare durante le interrogazioni. Infatti, oh, cover shot di Slagon, e qui si marca veramente nel balordone più totale, perché può addirittura provare la chiusura con la cutter. Non ci credo, Simark è il primo ad andare via, e anche il campione del roster. 1, 2, oh, mamma mia ragazzi, beh, non può andarsene via come primo il campione. Posso capire Simark, posso capire Martin Johnson, ma no, Simark, che infatti qua si riprende e lo fa oggetto di una bella atomic drop. Però Slagon è freschissimo, entrato da poco, non può essere schienato così facilmente. Ora si marca, se lo carica, tentativo, sì, di follow slam, ben portato. Ricordiamo il prossimo match, da questo avremo un altro 3 contro 3, ovviamente il Crocx Order contro i Rebels. Pensavo che fosse un premium event quello, invece no. La WWF ovviamente ha optato con il main event quello per il titolo della WWF, e prima del main event avremo il match, last man standing match tra King Thompson, King Michael Thompson e il Best King John Pranzo. Intanto 1, 2, mamma mia ragazzi, si salva con Kratos, ma Simark rischia tantissimo. Qua il CW, se lo afferra, avrà qualche manovra, veramente può chiudere il match. E infatti Koji Clutch, Simark però ha forse il piede sulla corda, infatti l'arbitro lo fa notare al canadese. Match comunque davvero lottato in maniera eccellente. Qui si dà un tentativo di schienamento un po' troppo velitario secondo me. 1, 2, ah, c'è il kick out. Match combattutissimo. Oh, attenzione ragazzi, Simark se lo carica. Qui Simark potrebbe chiudere, perché una delle sue tipiche manovre, Gorilla Press Slam, fosse lui chiuderei con il Fat Breaker, invece no, passi direttamente allo schienamento, lo chiuderei velocemente. 1, 2, eh sì, c'è Paul Jason, però c'è Paul Jason, no. Kratos si occupa di quest'ultimo, ma le vuole legare, ricordiamo che sono NCW e Simark. Oh, e qui si cucca il neck breaker del canadese, attenzione, perché qui ci può stare la GTS, e infatti sì, se lo carica, non ci credo, non ci credo, Simark è il primo andarsene e si cucca la GTS, la go to sleep, se ne va. 1, 2 e 3, mamma mia ragazzi, Simark il campione della WWF è il primo a lasciare il suo team, il team nuovo della WWF, e guardate lo sguardo di Martin Jones all'esterno, c'è proprio uno sguardo di uno amaramente, proprio amaro, uno sguardo di uno deluso al 100%. E ora insomma si mette male dal punto di vista psicologico, l'uscita di Simark è pesante, e qui anche Kratos ci può rimettere le penne. Questa NCW, ve l'avevo detto, era lui l'ago della bilancia, la sua tecnica poteva fare la differenza contro tre atleti non proprio tecnici, ma almeno non da Kratos e Martin Johnson, magari sono furbi, scatri, però non tecnici. Qui Gut French suplex del greco, che può tirarci fuori manovre improvvise come questo, il braccio teso. Slagon però non mi sembra, insomma, mi sembra abbastanza fresco, non penso che possa, cioè, abdicare da questa manovra. 1, 2, infatti solo 2, c'è kick out di Mr. Sunshine, noto per la sua grande peraltro resistenza. Pendulum backbreaker, Kratos sta lottando bene, forse il migliore del team da WWF, che però paga secondo me l'inesperienza, perché non c'è altra spiegazione, non mi sembrano così inferiori. Attenzione, cosa si inventano Kratos e Martin Johnson? Oh,
doppio calcio e poi Wheelbarrow splash, una sentom clamorosa. Attenzione, va lo schieramento, si va qui Kratos, si occupa se si cambia, 1, 2, ah, oh, mamma mia ragazzi, però questa è una bella mossa, però la luce ha messo 3 anni per iniziare il conteggio. Attenzione, intanto Slagon su Martin Johnson, lascia l'ex sweep. Se fossi Slagon darei il cambio a quel Jason che è freschissimo, saranno 10 minuti che è lì a stringere la cordicina. Non so, staremo a vedere se gli darà il cambio. Martin Johnson qui lanciato all'angolo, non no, però amico, angolo neutro quello. Oh, Slagon evita il colpo di Martin Johnson e si bloccherà forse questo snap suplex. No, Martin scivola molto bene, Martin che lo prende per un jawbreaker, uno spezza mandibola. Questa sì che è una manovra molto molto interessante. Oh, il super kick, il super kick di Martin Johnson, 1, 2 e 3, no, per rotto della cuffia si è salvato Slagon, grande resistenza. Beh, da una parte abbiamo la spettacolarità di Paul Jason, la determinazione, la resistenza di Slagon e poi la tecnica in CW. D'altra parte invece TWF mi sembra un po' preso così a caso, è vero, Sean Finley ha tutta pubblicità dalla sua, però dovesse perdere alla fine, insomma, non sarebbe proprio il massimo, anche se penso che i suoi veramente stiano dando il massimo. Qui tanto step suplex, 1, 2, si salva Martin Johnson, ma poi Jason veramente può cambiare il match se riesce nella sua Jason Cushion, nella sua GR Spear, può davvero chiudere le ostilità. Io penso che Martin Johnson qui sia bello pronto per essere cucinato da Paul Jason. Invece no, Martin Johnson qui prima Joe Breaker, tenuto in suplex, ma not in line suplex invece di Paul Jason, che non lo tiene, ma comunque può chiudere qua Martin Johnson nella sua Jason Cushion. E infatti c'è, Jason Cushion. Kratos è distante, non osserva, vediamo se arriva, in tempo. 1, 2, e no, Martin Johnson si salva da solo. È strano Kratos atteggiamento, però insomma, se fossi in Kratos, vi ricordo che Kratos ha comunque, nonostante possa essere un risultato un po' negativo, ha comunque il suo match di Wheel of Karma programmato, ufficializzato per il titolo da WWF, quindi che se ne frega alla fine, no? Dice, intanto qui Martin Johnson ci saluta. Oh mio Dio, Rollins ha un crash e poi uno splash clamoroso e poi attenzione, un moonsault. E questa è magnifica ragazzi, come manovra, 1, 2 e 3, grandiosi, mamma mia che mossa di squadra. Peraltro Paul Jason e Slagon non è che stanno in squadra insieme, ma qua dimostrano davvero una alchimia che il team WWEF non ha mai avuto, ed ora rimane solo Kratos. Insomma, 3 contro 1 mi sembra quanto improbabile, anche se Kratos è l'osso più duro secondo me. Forse si marca, neanche stava tanto pensando a questo match, e peraltro c'è un figlio che ha dato, perché già stava pensando al suo match contro lo stesso Kratos in quella di WWF Wheel of Karma 18 dicembre, ricordo. Mentre il 20 dicembre avremo il prossimo evento per view WWF TLC Tables Legends and Chairs, quindi non perdetelo per nessuna ragione al mondo. Qui intanto, qui Slagon, prima lascia il Wizard e poi il braccio adesso, 1, 2 e 3. Beh, Kratos qui secondo me l'ha fatta apposta, perché ha detto, ma chi me la fa fare? Sono da solo contro questi tre scalmanati. Insomma, oggi il team Civilization, nonostante abbia perso contro United Kingdom in casa, oggi in casa invece fa una grande figura battendo il team WLF, era quello che volevano d'altronde. Nonostante Crocx, penso che Crocx poco importi, ma porta molto il risultato del prossimo match. Anche se anche nell'altro 3 contro 3 non c'è niente poi in palio, quindi insomma, dovesse, comunque dovesse andare a finire, Crocx comunque il general manager può gestirsi un po' la situazione. Qui intanto stiamo vedendo momenti salienti del match, perché abbiamo visto davvero un match bello, anche se il prossimo sarà ancora più bello.
con Kratos che qui veramente era stanchissimo, ridotto all'uncino, e poi questo Shining Wizard con il braccio destro decisivo di Slagon. Beh, uno poi già sono chiuso, uno MCW e poi uno da Slagon. Grande vittoria del Team Civilization qui al Super Series. Alexander che vuole combattere questa sera, visto che non ha un match in palio, un match in programma. Staremo a vedere, penso, nel proseguo della serata, chi sarà il suo avversario, che avrà risposto alla sua domicili. Ma ora passiamo all'altro 3 contro 3 che vedrà il Crocx Order, formato da questi tre gangster, insomma il Salvatore Dodger, il Caramano tedesco Pesa e l'American Disaster Stefendro. Tre personalità spiccate, oggi unite. Beh, se lo vedete, se Crocx ha unito la gente, sa, la gente giusta nella sua stable. Anche se alla fine Crocx parla tanto e poi dietro la scrivania a lanciare ordini. Ma io sono più dalla parte dei tre ribelli. Mi sembrano gente più che vogliono davvero rivoluzionare tutto lo show, il programma. E i fan, ragazzi, vi posso confermare che i fan veramente alla prima nota di questa theme song sono scoppiati, perché veramente sono tre atleti che al momento forse sono i tre più tifati. È paradossale, perché Conta più una poco tempo fa era forse più odiato insieme a Kugera. Quindi sai, un po' l'unico dei tre che era davvero tifato era Roxon, anche se non poi così tanto sinceramente. Ma proprio questa voglia di rivoluzionare lo show, di andare contro Crocx, ha fatto sì che i fan veramente celebrassero questi tre atleti. Beh, tutto pronto qua, direi che si può partire. Iniziano The Astonishing Max Cougar e Vesa, dire che hanno avuto una bella fight subito, però Vesa, la strapotenza di questa atleta di Vesa è davvero qualcosa di incredibile. Guardate quanto è grosso, ha messo su forse altri 2-3 kg rispetto al passato, rispetto a poco tempo fa. Non dico che era il Vesa di una volta, però insomma ha rimesso 2-3, 4-5 kg insomma massimo. Cougar invece viene sballottato da una parte all'altra, brutto inizio dei ribelli. Insomma, con Vesa sul ring non è mai facile. Tra i sei quello più pozzente, quello più fisicato, quello più grosso. Non c'è nessuno proprio altamente muscoloso tra questi sei. Che Vesa alla fine è anche mezzo panzo, però tutto il rispetto chiaramente, però insomma dagli altri non c'è nessuno. Sì, vabbè, Cougar non è che sia così muscoloso, no? Lui fa della scaltrezza, della furbizia il suo cavallo di battaglia. Qui intanto Vesa se la sta spassando con Cougar all'esterno del ring. È un Vesa che potrebbe anche sfruttare il fattore cantauta.
Beh, d'altronde vincerebbe, anche in questo modo eliminerebbe lo stesso Cougar. E qui viene spallottato ancora una volta da parte dell'altra. Brutto inizio dei ribelli, soprattutto brutto inizio di Max Cougar. Mi sembra un po'... forse non si aspettava questo inizio di Pesa, che lo va ancora a prendere. E Gun French suplex connessa perfettamente, schieramento subito da parte di Pesa. 1, 2 e attenzione, qui Cougar ha rischiato tantissimo e ha preso una bella botta, ragazzi. Finalmente uno standing dropkick ad allontanare la minaccia del tedesco, la minaccia tedesca. E ora il tag a corta. Beh, ha fatto bene Cougar dare il tag assolutamente, però attenzione, Pesa va a prendere anche corta con questo girlfriend suplex. Veramente Pesa è l'anello più forte del team della stable, perché insomma, se non ci fosse questo paliderma sul ring, insomma, tutto rispetto per Stephen Red Dodger, non so se ce l'avrebbero fatto, stessero in questo momento in queste condizioni. Però la corta comunque si è liberato della, della continua presa soffocante di Pesa, addirittura tentativo di suplex di Cane Corta. Oh mio Dio, Falcon Arrow, qua prova di potenza assurda, veramente eccezionale Pesa. Scusate, Cane Corta, ancora ferma carry, salta abbastanza semplice questa tecnica. Infatti Pesa si riprende subito questo sgambetto ed ora va a dare il tag, lo dà, lo cede a Dodger. Dodger è corta sul ring. L'unico luce non essere ancora entrati sono Stephen da una parte e Roxanne dall'altra. Qui Dodger veramente sta facendo il bel cattivo tempo, molto meglio all'inizio del team di Crocx, dell'ordine di Crocx, il Crocx Order. Beh, forse Crocx ha veramente pescato bene, ha riunito tre alleghi abbastanza differenti. Dodger qui che vuol fare, attenzione se la rischia, tanto bello bello di Pesa. Dodger qui forse vuole buttarsi su corto, ma no, ma va a colpire Pesa. Infatti Dodger sembra quasi voler chiedere scusa, perde tempo un po', poi se la va ancora a prendere con corta, più in maniera, una foga assurda insomma, in maniera irrefrenabile. Cane Corta però qui ne approfitta di questo errore di distrazione di Dodger, e con niente con questo backdrop il match però deve essere condotto all'interno del ring e non all'esterno, ragazzi, evitate queste cavolate. La cavolata qui la fa corta, no, non la fa corta, raduta la messa in scena, evita il neckbreaker. Ma ora forse se lo carica e flapjack di Dodger. Dodger veramente eccellente in questa manovra sorpresa, un po' alla Paul Jason, è vero che i due hanno lottato in passato dando vita a grandiosi, grandiosi match. Dodger qui mette all'angolo Roxon, poi backdrop, no, crossbody reversal del campione internazionale. Bello vedere Roxon e Dodger qui nel ring, l'abbiamo visto in passato e sono anche da questo match sono usciti grandi performance, grandi prestazioni. Roxon, a differenza del corte di Cougar, forse è migliore perché Dodge adesso sembra abbastanza stanco dopo aver rottato anche l'esterno del ring e aver subito quel bel backdrop di corta. Poi dal tag prova lo stesso Roxon, quindi diciamo un vantaggio anche fisico importante. Ora però entra Stefano, vediamo se Roxon è davvero migliore. Tentativo di suplex troppo velocitario, infatti ribaltato anche da Stependro, che è più fresco, adesso può fare il bello e il cattivo tempo. Qui ricordiamo che dopo questa prima parte di show avremo il match che vedrà Lester Barkley affrontare Dante in palio il suo titolo del mondo TWF. Sarà un match davvero importante, perché Lester Barkley non è riconosciuto in tutto il mondo, quindi vederlo lottare contro un atleta da WWEF in un periodo così importante, fa davvero gola. Lester Barkley che è tutto campione in Coppa Pride, ma non difenderà quel titolo questa sera,
Roxanne ginocchiata sulla suo avversario di diretto che è il salvatore Dodger, può essere di Scaranzoni. Davvero complimenti Roxanne, gran bel match adesso. 1-2, Dodger si salva. Il match è iniziato da, insomma, 7-8 minuti, però non c'è stata ancora nessuna eliminazione. Che se Rox è quello che veramente sembra più concreto, forse meno spettacolarità ma più stile rissoso, più concretezza. Attenzione! Che si inventano Roxanne e Cougar 3D! Non ci credo! 1-2! Sì, vabbè, c'è Sebendro. Conversa era stato bloccato, invece non Sebendro. Attenzione, intanto inverte il DDT di Dodger e qui Gulliver può salutarci. I due hanno lottato per 3 settimane consecutive prima di arrivare in questa serata con una vittoria di Dodger. Intanto qui una vittoria di Dodger sta lucendo e due di Cougar, però le due vittorie di Cougar con entrambe le volte le mani, veramente la mano di Dodger era appoggiata sulla corda inferiore, quindi non ha veramente uno schermito illegale, non valido. Attenzione qui Dodger, allontana Cougar, qui Dodger vuole giocare, vuole essere anche lui spettacolare. Mamma mia, torpedo DDT! E qua, sentite fan. Beh, hanno ragione ragazzi, questo è magnifico, perché questa è una manovra che, sì, magari Dodger non sarà molto amato, però cioè, che è una manovra da rispettare, dai. Da alzare veramente, da abbassarsi il cappello, a togliere il cappello e dire hai ragione, tu mi hai sbalordito. Dodger ha sbalordito i fan con questa torpedo di DDT davvero molto molto bella. È la vera che insieme a Roxanne sta convincendo di più Dodger, forse anche quello però che è più stanco, che lottando in questa maniera poi per lunghi tratti del match perdi anche molto ossigeno. Attenzione qui, Russian X Whip, insomma perdi troppa anelli carbonio e più ossigeno, insomma. Comunque Gane Corta rialza Vesa, che adesso mi sembra stanco. Corto e te fa segno con il braccio Vesa assurdo. 1-2 e non c'è 3, kick out del mastodonte Vesa, però che rischio per la truppa di Crocx. Crocx Corta davvero incredibile, sì, da qualche settimana a questa parte Gane Corta totalmente diverso da quello che vedevamo, sì, magari non vincerà poi il match singolarmente sempre, però attenzione 3D, incredibile, 3D, non ci credo, su Vesa 1-2 e 3, Vesa è il primo ad andarsene e il team di Crocx comincia a vacillare. Mi mancano due, i fan sono al settimo cielo, perché vedere Crocx perdere, la sua truppa perdere, sarebbe proprio il massimo. Attenzione Vesa qui, attenzione, scusate, non Vesa, questo è eliminato. Dodger qui! Ma questa è una squalifica! Cioè, ma gli ha buttato, non l'ho preso bene, ok, ma gli ha buttato i gradoni, forse per dire involontaria contro. L'arbitro lo ha graziato Dodger. Adesso è un 3 contro 1 perché Stevendro dov'è? Stevendro dov'è? Però così non, cioè, è anche un po' illegale, ragazzi, veramente questi tre ribelli oggi non vogliono sapere di perdere. Entra Sebendro, un po' più fresco. Attenzione Roxanne, Russian X Whip. Match è comunque molto, sempre molto acceso, attivo. Vesa, il carro armato ora però è fuori. La bella più importante secondo me del team di Crocx, quello che poteva stravolgere proprio la condotta di questo incontro, invece se n'è andato. Roxanne tra due forze di stunner, parato, lo lancia al kitchen sink, una ginocchiata dritta al ventre e poi elbow drop, il suo elbow drop magnifico, incredibile. 1-2, oh, se Vendro c'è, è quello da subito di meno, se Vendro, però insomma sta subendo molto Roxanne.
Evandro qua reagisce in qualche modo. Tentativo qui di suplex, non niente a fare. Roxon manda all'angolo amico Stefendro. Ed ora attenzione, che cosa vogliono fargli? Un'altra 3D, ma non ci credo, ma quante sono? E qui forse anche Stefendro ci lascia. Eh no, c'è Dodger che salva dal capo e cavoli. Però Stefendro veramente mi sembra ridotto ai minimi termini. Invece riesce con questo spinning kick, tanto adesso sanguina, non so da quando sanguina Max Kruger, che però solitamente rimane a lottare, combatte coraggiosamente, in maniera molto impavida. Vero strepitoso questo Kruger, quando lotta in queste circostanze, in questa maniera, caparbio fino all'ultimo istante, no? È vero, non è da apprezzare, senza dubbio. Attenzione! America Destroyer intanto! Kruger è stanco, è molto dolorante. Stefendo però deve sbrigarsi. Intanto contro il palo sostegno Dodger. 1, 2, qui però qui non so se erano 3, cioè qui non so se non erano 3, secondo me erano 3 questo, secondo me questo erano 3. Con Rox un po' in extremis, Stefendo se la gioca, frog splash forse, no, fermo splash alla colonna vertebrale, là se non mi è rotta ci manca veramente poco. Kruger si riprende in qualche modo, ma c'è la Shinedui! Straordinario Stefendo, spettacolo puro qua su Bravo Series, spettacolo puro, niente da dire, davvero sono 6 lady pazzeschi, ma anche gli altri match finora sono stati assolutamente godibilissimi. Oh, attenzione, powerbomb diretta di Kruger, che ora penso lo voglia portare all'angolo amico, no? Di Aligorde. Kruger è pronto, Stangan, Stangan su Stefendru, che ci saluta ragazzi. Sono interviene Dodger. 1, 2 e oh, Stefendru, resistenza stoica, anche la sua. Tanto qui Roxo prova a schienare Dodger, ma non è l'uomo legale. L'uomo legale sono Stefendru e Kruger. Stefendro cosa vuol fare? C'è il rischio qua, Stefendro sta aspettando troppo, è molto stanco, così come il Kruger, forse i due messi peggio. Cosa fa Stefendro? Attenzione Stefendro! Oh mio Dio, nuovo foot stomp, questa gli ha fatto male, questa ha fatto male a Kruger, però Stefendro deve chiuderlo, ci mette un po' troppo. Kruger ha tempo per riprendersi, schiaffone, qui sta rischiando, qua veramente Stefendro sta rischiando grosso. Tentativo forse di twist of fate da lì, niente da fare, Kruger evita il tutto. Stefendro parato il colpo, momenti importantissimi del confronto. Allora, Kruger ovviamente sta sanguinando troppo, sta perdendo tantissimo sangue, la zona proprio del sopracciglio, l'arcata sopraccigliare se non sbaglio, dalla tempia, non riesco bene a decifrare la zona, il sito della ferita, proprio la fronte forse, non vorrei errare. Comunque sia, andiamo al match. Stefendro qua stanchissimo, Stefendro è veramente molto molto stanco, infatti Kruger si riprende un attimo. Che vuol fare Kruger? Oh mio Dio, crossbody dal paletto, non riesce a tenerlo giù nel primo momento, ma penso che vuole cedere il passo adesso a gana corta. Kruger adesso cede il passo a gana corta e temo ragazzi che possa davvero essere la fine per il team, per il Crocx Order, che reagisce in qualche modo, ma mi sembrano degli sprazzi così di coraggio. E infatti gana corta, lo va a prendere. Che vuol fare corto qua? Che vuol fare corto? Che cosa ha fatto? Uno super suplex roteante, e per cui tutta la sua cattiveria sanguina pesantemente Stefendro, qui trovo dal sopracciglio, sta sanguinando pesante anche dal labbro, sta sanguinando veramente pesantemente. E poi Dragon Screw qua lo può chiudere, io penso che voglia chiudere con la 3D,
ha lanciato uno sguardo ai suoi uomini di squadra. Infatti no, intanto qui il braccio teso, anzi forse vuole chiudere così, e forse basta questo. Sono interviene Dodger, uno, due, e c'è Dodger ancora, però il match è lì a concludersi. Ovviamente il Crocx Order qua veramente senza difese, intanto Rolling Snap, l'uomo legale però corto, non è Cougar, adesso rialza Stependro. Oh, pugno chiuso! Ma Barber ormai non vede più le squalifiche. Uno, due! Oh, Stependro resiste, ma è ridotto ai minimi termini. Silver Spoonit intanto. Bella manovra, ma corta, paradossalmente è quello che ha subito di meno secondo me. E infatti resiste. Mentre Roxon lì chiede che il pubblico si faccia sentire. Mamma mia, più scalmanato che mai il campione internazionale. Siamo alle fasi finali di questo 3 contro 3 di questa prima parte di Survivor Series. Ragazzi, davvero un evento fino adesso che rispecchia le aspettative. Tanto qui, oh, Stependro alle spalle, bel drop. Potrebbe anche tentare di vincere almeno questo, questa eliminazione per conteggio fuori, se fosse Stependro. Prima l'ha fatto vivere contro il paletto di sostegno, ahia, brutto colpo. Però secondo me corta tutto il tempo per riportarsi sul ring. Anche se adesso è ridotto a buttare via. E attenzione Cougar! Che fa qui Cougar? Scusate, un Dodger. Non si prende il tag. Ma stranamente non si è preso il tag, eh? Molto molto strano. Oh! Stependro, ma non c'è Dodger lì. Stependro dice vabbè, faccio tutto da solo. Adesso Corte deve dare il cambio, eh. Deve assolutamente procedere con il tag. Attenzione, che succede? Fisherman Suplex. Beh ragazzi, qua penso che sia finita. Stependro lo rialza, può richiudere adesso. Russian Sweep e poi esulta, ma perde tempo prezioso. Non è una manovra che fa male questa, assolutamente. Se Corta va a dare il cambio, forse non riesce. Corta lo va a prendere, snap suplex intanto, e penso che qua ci possano essere anche gli estremi per chiudere il match. Roxon lo alza e poi ma con un calcio lo butta giù. Attenzione, qui Roxon va con il neckbreaker, vero, ben portato. Poi va con il suo serie di sgrassoni. Qui potrebbe chiuderlo ragazzi, qui potrebbe chiuderlo. Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, 3, me l'ho perso, 3. Stependro quindi è il secondo, ci lascia, rimane solo Dodger, povero Dodger direi. Rimane solo Dodger. Qua anche Dodger ci può salutare, eh. Sinceramente penso che Roxon possa davvero chiuderlo. Roxon ha pugno retto sul volto, poi lo va a prendere. Winnek Breger. Ora manca un'altra 3D. Se riescono a veramente a chiudere Dodger, è finita. Fossi Roxon lo lancerei all'angolo. Mi ha sentito Roxon, mi ha sentito molto molto bene. Qua ragazzi è la fine. Qua veramente è la fine, perché c'è un'altra 3D e il team di Crocs viene eliminato. Sì, però Cougar non conta, non conta. E allora Cougar dice beh ragazzi, rifacciamo il tutto da capo. Attenzione Roxon, però l'uomo legale è Roxon se non sbaglio, o Cougar? No, forse è Cougar.
Infatti non ho capito sinceramente Roxon, ma allora il cambio forse se lo prende. Eh sì, se lo prende Colta per la 3D che adesso arriva su Dodger, e questa volta è quella decisiva, è quella che va a chiudere il match. 1, 2 e 3. Il team di Crocx è stato spazzato via 3-0, così come quello della WWF, e il team dei ribelli sopravvive con una gara in corsa con Roxon e con Max Fuller. Davvero una grande performance da parte di questi atleti, per la velocità di Fuller, insomma grande futuro adesso in WWF per loro tre, eh. Uno è anche campione internazionale, però gara in corsa, magari prima che scada il suo contratto potrebbe avere anche un match di durata importante. D'altra parte anche Max Cougar. Qui la 3D decisiva che ha chiuso le ostilità. E penso che con questi festeggiamenti dei tre livelli, con la felicità di tutti i fan, è tutto per questa prima parte di Super Series. Ovviamente restate con noi perché tra poco avremo la seconda parte.